su foro medio orientale. Roberto Carnelli. Ciao. Benvenuto Roberto, grazie, accomodati. Buonasera. Buonasera. Ah, eccoci qua. Un successo strepitoso. È freschino in questo studio, come fai? Ma io vi incontro e mi scaldo. Insomma, più di 600 puntate con un successo crescente. Sì, sì, io sinceramente credevo molto, molto in questo progetto quando me lo hanno proposto e poi si è rivelato superiore alle aspettative, onestamente, perché insomma, un grandissimo 20%. Insomma, no, è incredibile, è bellissimo. Non si dice poi soap-opera, si dice daily, giusto? Daily sì, perché è proprio un ibrido tra la fiction classica e la soap, come dice il nostro produttore Gian Andrea, è un daily. È un daily. E di questo daily, tu la trama, te la ricordi tutta a memoria? Assolutamente no. Ormai sono 4 anni, quindi non... Posso salutare Alessandro Terzini, il nostro Vittorio Conte, il nostro bomber del Paradiso dei Signori, che oggi non è potuto venire, gli è dispiaciuto molto, ma proprio non poteva, essere qui. Lo saluto, è una grandissima persona, anche nella vita, oltre che lì interpreta un personaggio positivo, nella vita devo dire che lo è ancora di più Alessandro. Che bello, ci fa piacere. Sì, è raro nel nostro mondo che siano proprio... Per lui è veramente una persona eccezionale. Dico la verità io. Torniamo alla trama, complessa, sfuggente, però chi vi ama, si appassiona e sa tutto, vediamo cosa sanno le persone che abbiamo incontrato, che cosa si ricorda. Forse ne sanno più di me, sicuramente. Ah, dici? Paradiso dei Signori è una sitcom, una soap. Su un magazzino di abbigliamento femminile, c'è tutte quante le commesse carine, la sarta. Che è Roberto Farnesi, che è Umberto Guarnieri a Paradiso delle Signore. Il mio personaggio preferito è Alessandro Terzini, che fa Vittorio. Vittorio Conti è il proprietario del Paradiso delle Signore. Ah, quella non era, non so, parenti. Umberto è un imprenditore spietato che mette le corna alla contessa con le ragazze più giovani del Paradiso delle Signore. Però lui ha anche... No, mi sono persa. La cognata di lui, come si chiama, Vittorio Conti, è andata in coma. Lui era innamorato della sorella... Non me lo ricordo benissimo. Perché c'era una donna in comune? Lui è il fratello della mamma di lui? Perché è un po' complicata la trama. C'è un po' di confusione, c'è un po' di confusione. Allora, mentre andava in onda il filmato, noi abbiamo fatto entrare la Bull. Perché vedo. Amiamo ogni tanto far sì che la conduttrice rimanga all'oscuro di tutto quello che deve accadere in onda. Questo è un happening show anche, tra le altre cose. E quindi dentro lì ci sono le domande che hanno scritto le persone che abbiamo intervistato. Hai capito. Quindi a qualcosa rispondevano in video, altre cose le hanno scritte lì. Le domande io non le conosco. Potresti pescarne una? Ma certo, vediamo. Quindi alterno le mie alle loro. Cosa ti chiedono? Allora, ti diverti a fare i fotoromanzi? Ma i fotoromanzi no, onestamente ti diverti a fare... ti divertivi a fare fotoromanzi? Beh sì, come tutte le esperienze lavorative, quello è stato un punto di partenza, un modo per sbarcare il lunario. Al tempo sfruttavo l'avvenenza fisica, tanti colleghi, chi fa il cameriere, chi fa... No? Per iniziare, per mantenersi qui a Roma. Io ho iniziato con i fotoromanzi, beh, devo dire che mi sono anche molto divertito, poi insomma c'era l'età giusta per divertirsi. Andiamo avanti con le mie domande, ma le alterneremo. Una lunga serialità come quella del Paradiso delle Signore, vogliamo raccontare che tipo di lavoro c'è dietro, anche che tipo di sforzo c'è dietro? C'è un lavoro, è una macchina produttiva enorme, tu capisci che 40 minuti di girato al giorno, quasi 40 minuti, quindi una puntata intera di girato al giorno è un'utopia, ma a livello europeo è un'eccellenza quella del Paradiso delle Signore produttivamente, quindi insomma è veramente un grande sforzo e deve essere una macchina che funziona alla perfezione, perché ci sono dei tempi proprio necessari a andare in onda. Quanto tempo hai per preparare il copione, ricordare le battute? Poi guarda, i copioni onestamente loro sono bravi, ce li danno prima. Io non, anche per scelta, a parte gli scherzi, anche per scelta diciamo recitativa, io leggo le mie scene il giorno prima. C'è un'immediatezza secondo me più efficace a vivere il personaggio giorno per giorno.
Abbiamo raccolto quelli che secondo noi sono i momenti salienti del tuo personaggio. Qualche collega dice che è una scusa per non studiare. Non è così, non è così. Ognuno ha il suo modo, no, la sua tecnica. Scherzando. Anche io faccio come te, studio un'ora prima il copione. Volevo una reazione dei miei autori che non c'è stata. Umberto Guarnieri, i momenti salienti del Paradiso delle Signore. Lei pensa di essere molto furbo, non è vero? Abbastanza da non confessare i miei misfatti in una lettera, se non altro. Il ricatto è una cosa meschina per uomini piccoli. Lei magari oggi crede di avere vinto, ma non andrà lontano. È il suo modo per dirmi che mi darà quello che le ho chiesto? Non ho altra scelta. Ho bisogno di qualche giorno per organizzare la cessione delle quote del Paradiso. Nessun problema. L'attesa aumenta il piacere. Adelaide non deve sapere niente di tutta questa storia. Quindi non lo sa? Strano. Pensavo che condividesse tutto. Io non posso stare. Lasciami stare. Lo capisci o no che non posso stare senza di te? Decidi tu quando e se vorrai perdonarmi. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Come? Ah, non me lo dici? Lo dico alla fine dell'intervista, dirò tutto. Ma ora il suo personaggio è un bivio, no? Da una parte Adelaide, dall'altra Flora. Ormai manca poco alla fine, non ti posso dire niente. Manca pochissimo. Guarda, manca per poco. Punizione ti faccio pescare un'altra. Vedi? Domanda del pubblico. Un'altra? Sì. Ma spero ce ne sia anche una un pochino pizzicorigna. Hai mai fatto ritocchini estetici? Beh, è bellissima, non è male questa. E onestamente no, devo dire che tento di mantenere, insomma, di mantenermi abbastanza in forma con un pochino di sport, con l'alimentazione più o meno corretta, ma i ritocchini per ora ancora no, che io so poi mai dire mai, insomma. Che però penso che un uomo, perdonami se ti interrompo, un uomo maturando, anche le sue rughe, i capelli grigi eccetera, facciano parte anche, insomma, del tempo, ma anche del fascino di un uomo. Siamo d'accordo, vero? Il pubblico è d'accordo. Umberto Guarnieri, queste sono le caratteristiche principali del tuo personaggio. Mm. Vanitoso, cinico, passionale, stratega, determinato e tombeur de femme. Vogliamo sapere quali di questi aggettivi e caratteristiche caratteriali appartengono anche a te nella vita o ti sono appartenute. Sei vanitoso? Sì, posso dirti, in parte un po' tu, è brutto quello cinico, però a volte sì, perché poi ti spiego perché. Vanitoso sì, è vero, assolutamente, ma io credo che tutti gli attori alla fine lo siano, insomma, stiamo al centro della scena, non ci staremmo se non ci fosse anche una componente di vanità, no? Mm-hmm. E cinico perché? Cinico, c'è andata subito latte. Mi ci hai portato tu. Cinico perché io il mio secondo lavoro è quello di imprenditore, sì. E una punta anche lì di cinismo è strettamente necessaria. Ti sei trovato a fare delle scelte difficili? Sì. Soprattutto negli ultimi 2 anni, insomma, sono stati 2 anni veramente tosti, veramente difficili. È una realtà, insomma, piccola ma importante per me. Un bel ristorante il tuo. Sì, ma insomma do orgogliosamente lavoro a 20 ragazzi e ci sono delle aspettative forti, quindi certo. la tensione è tanta. Tombeur de femme? Beh, sì, in passato diciamo, mi fa un po' sorridere, però sì, in passato forse sì, sono arrivato a quest'età senza essere mai sposato. Quest'età sono 52 avuto... anni. Eccola lì, vedi? Portati benissimo. Grazie, senza sposarmi, senza avere figli, insomma, evidentemente prima qualcosa. Invece adesso sei papà, da pochissimi adesso mesi, da 7 tanti anni auguri. Sto felicemente con la mia compagna Lucia e da 5 mesi è nata la nostra bambina mia, quindi insomma adesso ormai... Come si fa a gestire un lavoro come quello dell'attore di una lunga serialità da un lato, l'attività imprenditoriale dall'altro e anche il ruolo di papà? Non è semplicissimo, soprattutto per un gran pigro come me, perché c'è una contraddizione forte. In realtà sarei molto, di natura molto, molto, molto pigro. Mi divido tra Roma e la Toscana, ho sempre vissuto in Toscana, lì è anche la mia attività, la mia seconda attività, quella appunto della,
della ristorazione e poi vengo a girare a Roma, ma è questione di abitudine, dai, è questione di abitudine, cioè, ancora ce la faccio, vediamo nel tempo, ancora ce la faccio. Pesca dalla bulla. Pesco un altro? Terza domanda del pubblico. Dopo i ritocchini estetici è meraviglioso. Chissà cosa si nasconde dentro quella bulla. Ti sei mai tinto i capelli? No, ma no. Allora, qual è la tua fiction preferita? Ma riferita a quelle che interpreta... Al tuo lavoro, immagino, no? Beh, io ho girato una bellissima serie proprio con Massimo Poggio, che poi ho ritrovato qui nel Paradiso del Signore, un attore straordinario, e con Kasia Smugniak, tanti anni fa, ambientata nel ventennio, era veramente una bellissima serie, tra l'altro faceva parte del cast anche Katrin Spacchia, che insomma facciamo un saluto. Che ricordiamo con grande affetto, certo. E più tardi abbiamo una grande sorpresa a proposito di Katrin. Altra domanda del pubblico? Ancora? Sì, perché vedo che tanto non ti sbottoni sulla fine del tuo personaggio, no? E invece ci sarà il gran finale tra... Chi lo sa? Che squadra tifi? Posso dire, io e il calcio siamo due cose diametralmente opposte, non ho mai tifato nessuna squadra. L'Italia sì, è la grande. Grande delusione, purtroppo, vabbè. Ma squadre del cuore non ce ne sono. Quindi anticipazioni, tu nel frattempo non hai pensato se darmele o meno, perché... Per ora no, vediamo... Hai lavorato con Zeffirelli e con Cher, grandissima esperienza per te. Grandissimo onore, insomma, Franco Zeffirelli era una persona anche simpaticissima anche nella vita, toscanaccio. E Cher, sì, è stata una bella esperienza e grandissime emozioni. Mi ricordo questa scena, il Teco Mussolini, dove lei cantava a cappella, e poi Smoking in Your Eyes, e poi veniva incontro a me, io con il fumo in faccia, no? È stata veramente, insomma, da brividi, un premio Oscar, insomma, quindi anche trovarsi di fronte, avevo 27-28 anni, quindi trovarsi di fronte al premio Oscar è stata tosta. Nella tua carriera ti sei anche cimentato con altre cose, hai partecipato anche a Ballando con le Stelle. Ora sorrido perché, insomma, io e il ballo anche lì siamo come con il calcio. È stata una bella esperienza, però. Esperienza fantastica, ma le mie performance sono rimaste, penso, nella storia. Insomma, lasciamo perdere, diceva qualcuno. No. Allora, adesso ti chiedo io di fare una scelta. Vuoi pescare un'altra domanda del pubblico o dirmi qualcosa rispetto al gran finale del Paradiso? Eccola qua, la domanda del pubblico. Ti sei mai dimenticato una battuta? Beh, credo che sia successo a tutti quanti, succede. Ho una buona memoria, devo dire, non so perché non ce l'ho sempre avuta. Ho una buona memoria, ma certo che mi sono dimenticato qualche battuta. E neanche io mi sono dimenticata. Di sapere il finale. Guarda, posso dirti sicuramente che queste lunghe serialità hanno sempre bisogno di linfa vitale, di scossoni, di nuove linee da seguire, quindi... Ci saranno dei colpi di scena. Speriamo che ci sia un gran bel colpo di scena. Infatti il colpo di scena lo do io, anticipazioni del Paradiso delle Signore. Ecco, va. Tan tan. Vedi? Che cosa vuoi fare? Denunciarla. Volevo soltanto distruggere questa grande famiglia. Dovevo arrivare, mi stai lasciando. Perché siamo mai stati insieme? Che significa che non parto più? Significa che tu non vai da nessuna parte, senza di me. Anzi, ti prego di farmi sapere quanto prima dove intendi andare a vivere. Vuoi dire che restiamo nella grande città, qua? Che regalo mi ha fatto la piccirida stasera? Ti amo. Sono la nuova coproprietaria del Paradiso. Promettimi una cosa. Non lasciare che i ragazzi mi dimentichino, va bene? Altrimenti verrò a cercarvi in capo al mondo e prenderò per il bavero il tuo fidanzato. Allora ne sapevi più di me, le altre linee non le conosco. Però ti abbiamo messo alla prova. E ti ringrazio a nome di tutto il pubblico che ogni giorno segue il Paradiso delle Signore. Grazie a voi e grazie a loro, naturalmente. Roberto Farnesi. A presto, buon incontro.